Salve a tutti youtubers, come avrete potuto vedere dal titolo di questo video, oggi parleremo di una nuova scoperta che ci fa pensare un po', ci fa riflettere un po' su quanto si è pensato fino adesso sui lampi gamma. Quindi è stato scoperto il lato oscuro delle esplosioni cosmiche, alcuni lampi gamma sono nascosti dalla polvere, quindi come al solito andiamo ad analizzare meglio di cosa si tratta. I lampi gamma, le più grandi esplosioni cosmiche, hanno un lato oscuro. In diversi casi non sono infatti visibili dai telescopi da Terra e ora si è scoperto il perché. Grazie alle osservazioni compiute con il telescopio cileno di Atacama Large Millimeter Submillimeter Array ALMA, gli astrofisici dell'Osservatorio Nazionale Giapponese guidati da Bunyo Hatsukade hanno ottenuto la prima mappa dei gas e delle polveri nelle galassie che ospitano i lampi gamma. In questo modo hanno scoperto che l'oscuramento dei lampi gamma è dovuto alla presenza massiccia di polveri nella periferia della galassia. I lampi di luce gamma sono intense emissioni ad altissima energia osservate in galassie distanti, associate all'esplosione di stelle potentissime, le supernove. Negli ultimi anni gli scienziati hanno cercato di capire meglio il comportamento dei lampi di luce gamma studiando nelle galassie ospiti e avevano ipotizzato che le supernove fossero connesse a ragioni di formazioni stellari attive, caratterizzate da polveri e gas molecolare, ma finora i gas molecolari non erano stati rilevati. I lampi gamma possono essere rilevati solo dai satelliti che inviano le coordinate dell'esplosione a Terra. Telescopi ottici da Terra, come quelli dell'ESO, osservano il lampo e la galassia ospite, ma in diversi casi, pur avendo le coordinate esatte, non si riesce a vedere il lampo gamma. La scoperta degli astrofisici giapponesi ha dimostrato quindi, per la prima volta, il legame tra i lampi gamma e le nubi di gas molecolare. Si è scoperto così che alla periferia della galassia c'è moltissima polvere che oscura i lampi gamma. Il gruppo giapponese è arrivato alla scoperta osservando l'emissione radio di un lampo gamma da una galassia e ottenendo la distribuzione di gas molecolari e polvere all'interno della galassia. Le osservazioni hanno anche rilevato un ambiente molto ricco di polvere alla periferia della galassia, mentre il gas molecolare si trova solo intorno al centro. Quindi per questo video è tutto, volevo che vi portaste via questa nuova scoperta di questi astronomi giapponesi che appunto hanno messo su, possiamo dire così, una grandissima scoperta che adesso ci fa comprendere un po' meglio perché, avendo le coordinate esatte, non riuscivamo a osservare i lampi gamma da Terra e quindi adesso possiamo finalmente anche studiare meglio questa polvere che è situata appunto intorno alle galassie, che appunto non fa vedere la luce che queste potenti esplosioni cosmiche, le più potenti nell'universo, emettono. Quindi per questo video è tutto, spero di essere stato chiaro, mettete mi piace al video se volete, ciao belli!